Oggi quello che voglio fare, ragazzi, è arrivare all'incirca fino a seguire il sentiero, l'itinerario storico colombiano e arrivare fino a Moconesi, a Terra Rossa, e poi salire fino alla cima del Monte Caucaso, dove stasera dormirò. Infatti noi ora qua al bivio della Madonnina ce ne tiriamo su dritti di qua, mi raccomando dritti, seguendo il sentiero quello che sale e non questo qua che scende, finisce la strada asfaltata e incomincia una mulattiera. Questo qua a sinistra è il sentiero quello che hanno pulito, il sentiero di Colombo. E ora vi porto a vedere cosa c'è in questa parte un poco conosciuta. Quella meno frequentata, assai meno frequentata, cela delle cose interessanti. Ora andiamo a vedere cosa. Guardate. Siamo arrivati a quello che qui narra, ora vi faccio vedere meglio, a quello che qui narrano questi cartelli che ma forse sono più recenti, però sono sbiaditi e non ci si capisce nulla. Siamo arrivati alle cave, le cave di Ardesia, ragazzi, qua a Uscio. Eccoci qua, ragazzi, allora lasciamo questa parte di cave di Ardesia. Eccoci qua, qua andando verso Terra Rossa ci sono altre parti delle cave di Ardesia. Direi che taglio di qua. Ok, taglio di qua, ragazzi. Direi comunque sia sempre di seguire le indicazioni che, come vedete, sono parecchio chiare, no? Guardate qua. Tac, indicazioni, itinerario storico colombiano indica di girare qua a destra di lì e poi ovviamente a sinistra. Ci sono sempre io la brutta faccia, sono arrivato a un altro bivio dove mi dice che sono al passo dei casetti. Ora ne arrivo da là, no? Ora però me ne devo andare giù di qua, perché come potete vedere qua indica che l'itinerario storico colombiano è giù di lì. Mi sto rotolando a valle ora, a valle nella Val Fontana Buona, verso Moconesi. Come potete vedere io qua sono tutto sotto controllo, ho visto anche prima un capriolo. Ora io non ho più l'età, però come potete vedere mettono i tronchi fra le ruote, non i bastoni, i tronchi fra le ruote. Ciao ragazzi, buona giornata. Là sotto un altro rustico, pieno di rustici da ste parti, e va bene, carino. Ciao ragazzi, io continuo, sotto il sole, non di riccione. Gente. Ora me ne vado giù di qua, vediamo di arrivare giù a Moconesi. Ciao ragazzi, sto scendendo molto velocemente, insomma vabbè, ci provo, verso Terra Rossa, mancano circa 700 metri. Ora sono su un ponticello e sono sopra un fiumicello, che dovrebbe essere l'Entella, tra parentesi, raga. Niente, qua come potete vedere è tutto bello. È tutto bello, vedete che il ponticello è bello, il fiumiciattolo è bello, l'acqua è bella. Verrebbe quasi voglia di farsi un bagnetto, no? Sono arrivato a Moconesi. E no, che veramente io sfreccio a freccio. Poi, ripeto,
per chi non mi conosce, raramente parlo a vanvera. Eccoci qua. Potete vedere, io sto salendo, laggiù sotto c'è Ferrada. E io salgo. Obiettivo Monte Caucaso, ragazzi. Sono scoppiato, però ci arrivo. Eccoci qua, siamo arrivati a questa chiesettina sopra Moconesi. Questa è uno sguardo dall'alto sopra Moconesi. Laggiù c'è Ferrada. Infatti giù la mappa vicino alla chiesetta di San Rocco, dietro alla chiesetta di San Rocco, segnalava che c'era un pezzo OC, praticamente per ottime capacità. Tutto il resto del percorso era segnalato in rosso BC, cioè buone capacità. E vabbè, comunque io sono abbastanza ottimamente cotto. OC, ottimamente cotto sarebbe. Secondo me. Ce la dovrei fare, forse.